Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio secondo canale. Per chi si fosse sintonizzato su questo canale per la prima volta, perché secondo canale? Perché io ho un primo canale da più di 160.000 iscritti, ma non tratto, anzi tratto calcio, tratto FIFA, tratto videogiochi sportivi, soprattutto videogiochi calcistici. Qui, su questo secondo canale, ci tengo a mostrarvi quelle che sono tutte le altre mie passioni, altri videogiochi a cui gioco, perché io sono comunque un gamer, le Collector's Edition che acquisto, perché colleziono anche Collector's Edition, e oggi iniziamo una nuova serie, tra virgolette, perché da qualche mese qui in Occidente è uscito un nuovo gioco di carte. Avrete già visto dal titolo, probabilmente se siete qua su questo video avrete già visto anche da altre parti questo gioco di carte. Sto parlando del gioco di carte Digimon, Digimon Game Card. Io ho sempre avuto quest'indole da collezionista, sinceramente. La mia prima collezione è stata di carte Pokémon, ho iniziato con quelle, poi crescendo me le sono un po' perse e adesso è complicatissimo andare a ripescare, andare a ricominciare una collezione di carte Pokémon. Essendo che questa collezione è uscita da poco, ho deciso di tuffarmi perché io amo i Digimon e quindi ho deciso che in questo momento la mia indole da collezionista doveva risaltare fuori per iniziare da zero una nuova collezione. Prima di cominciare a spacchettare, signori, qui vi faccio vedere che ho un bel boxettino della versione 1.0 di questo gioco di carte Digimon. Qui in Occidente sono uscite per il momento due collezioni, la versione 1.0 e la versione 1.5, che vanno praticamente a racchiudere tre collezioni uscite in Giappone e quindi ci danno la possibilità tramite due collezioni di praticamente recuperare sulle uscite in Giappone, ecco. Per non farmi mancare niente, signori, ho acquistato anche degli starter deck, quelli che sono disponibili adesso, il rosso, Gaia Red, il blu e poi, scusate, il giallo anche, Heaven's Yellow. Detto questo, ragazzi, prima di cominciare con l'apertura ci tenevo anche a ringraziare il negozio che mi ha fornito questo materiale. Non me l'ha regalato, l'ho acquistato, però magari in un futuro, chissà, non so. The King of Games. Hanno il sito web, magari ve lo lascio in descrizione, è un negozio di Udine. Mi hanno fornito questo materiale. Trovate ancora del materiale sul loro sito, quindi se non sapete dove trovarlo, magari il sito può esservi d'aiuto. Sono stati molto gentili anche nel rispondermi, abbastanza rapidi nell'inviarmi il materiale, quindi assolutamente un sito consigliato e riacquisterò da loro. Io, signori, ah, porca di quella miseria, ho aperto tre pacchetti così completamente a caso e ho trovato Metal Greymon. Un pacchetto completamente a caso mi ha dato Metal Greymon, non è la versione alternativa, ma insomma, non male, devo dire, come primo pacchetto, e sto riniziando a recuperare anche tutte le promo. Se siete interessati, scambiamoci considerazioni qua sotto nei commenti, parliamone, perché così magari riusciamo a completare le nostre collezioni, possiamo giocare insieme, perché no? Quindi, mi raccomando, usate la sezione commenti come volete. 24 bustine, 12 carte per bustina. Ok, togliamo il nylon. Questo, ci tengo a precisarlo, ragazzi, è il mio primo box. Non ho aperto ancora nessun box. Ovviamente, da collezionista, mi immagino di doverne aprire almeno 2-3 di box prima di poter minimamente concludere la collezione. Ci tengo poi a precisare che ogni box costa 120 euro. All'interno del box abbiamo un promotion pack e, ragazzi, lo andiamo ad aprire. Ho Garurumon e Wergarurumon, quindi speriamo che all'interno ci sia qualcos'altro, se no urlo forte. Vediamo. Incredibile. Potevo trovare qualsiasi cosa e invece ho trovato proprio quelle che ho già acquistato. Sempre veramente, veramente splendide. E poi, attenzione, perché all'interno abbiamo anche Mimi in questa versione. Ottimo, fantastico. Direi che possiamo partire, ragazzi, con l'apertura di questo box, se no ci mettiamo veramente una vita. Sempre bello, mamma mia, quanto è bello aprire box, ragazzi. È stupendo. Capurimon, Vilemon, Nova Blast, Liolmon, Monzaemon, Piximon. Poi abbiamo Hornbuster, Liomon, Tapirmon, Freemon,
Sotto abbiamo Matt Ishida. Sotto inoltre abbiamo Symphony Number 1. In questa collezione, se non sbaglio, ci sono i vari, le varie versioni di Omnimon, che sono quelle un pochettino più ricercate. Però in realtà di questa versione 1.0 non mi sono spoilerato molto. Mi sono spoilerato molto di più della versione 1.5. Non so perché, ma non lo so. Chumon, Agurumon, Repamon, Oblivion Bird, Breakdramon, River of Power, Kuwagamon, Puppetmon, Omnimon. Ok, Omnimon normale. Non è la versione alternativa, non è la versione Alter S, però Omnimon, bene, bene. Non lo butto via assolutamente, era proprio quello che volevo trovare, almeno per adesso. Insomma, ho aperto due pacchetti, non posso sperare di trovare subito chissà che cosa. Bene Omnimon, benissimo Omnimon. Andiamo avanti, senza paura. Dolphmon, Digitamon, Elecmon, sempre Repamon, lì avevamo un Blastfire, sempre Chumon. Ovviamente adesso inizierò ad andare un pochettino più rapido, ragazzi, per le prime, perché tanto sono le comuni. Hyandramon, Darkmon, Kuwagamon, Lilimon, Metal Seedramon. Questa è la rara. Gli artwork mi piacciono veramente, veramente da matti. Guardate che bella. Guardate che bella Metal Seedramon. Bellissima veramente. E basta. Proseguiamo. Piximon, Blastfire, Frigimon, Kokatorimon, Agumon Expert, sempre Dolphmon, Woodmon, Loderliomon, Boltmon, Venom Miotismon. Riuscite a vederla bene, ragazzi? Forse un po' buio, ma è bellissimo questo artwork. Veramente, veramente bellissimo. E sotto abbiamo Mad Dog Fire. Ora penso sia arrivato però di trovare qualche alternativa. Non mi farebbe schifo. Pumpkinmon, Ogremon, Armadillomon, Elecmon, Wizardmon, Night Ride, Devimon. Tra l'altro di Devimon c'è anche una versione promo intrigante, anche di Demi Devimon, Labramon, Tanemon e Piedmon. Bellissima Piedmon. Lo odiavo da matti, ma è troppo bello Piedmon. Veramente, veramente bellissimo questo artwork. Dark Tyrannomon, Volcanic Dramon. Guardate che bell'artwork, ragazzi. Fate voi. Mi sono innamorato appena ho visto questi artwork. Mi sono veramente, veramente innamorato. Sono stupende. Slash Angemon anche è carina, mi piace. E basta. Questo pacchetto un po' così. Guilmon o Gilmon. Non ne ho la più pallida idea, non lo conosco. Gomamon. Okuamon. Wergururumon. Wergarurumon. Gabumon. Magnadramon. Il nostro amico Greymon, Sirenmon, Angemon e Tanemon. C'è sempre quella paura di non trovare nulla, vero ragazzi? Solo io ce l'ho. Secondo me ce l'avete anche voi. Lo so che quando aprite i vostri box avete paura di non trovare assolutamente nulla. Vi capisco, vi capisco. Cosa abbiamo qua? Per il momento nulla di che. Monmon, Lilimon e Angemon di nuovo. Ma è la stessa? Sì, è la stessa. Incredibile, perfetto. Carichi ragazzi, che ne abbiamo ancora tanti. Kurisarimon, che anche di questa ci dovrebbe essere una versione promo molto intrigante, che ho acquistato. Yamon mi mancava e Patamon mi mancava. Wizardmon ormai l'abbiamo già trovato tante volte. Anche lì Olmon. Miotismon non mi sembra. Metal Greymon, boh, non mi ricordo se l'abbiamo già trovato. Cerimon mi sembra di no. Mistimon e Tyrannomon. Gravity Crush,
Bello questo Greymon, che non ce l'avevo, mi sa. Guarda che bella art. Si prosegue, Dark Tyrannomon. Questo non mi ricordo se ce l'avevo. E War, chiudiamo con War Growlmon. Oh! Ma i pacchettini, quelli succulenti? Li abbiamo persi? Qui abbiamo un bellissimo Wergarurumon. Wergarurumon che è il mio preferito, tra l'altro, ragazzi. Fantastico, veramente. Kabuterimon. Non mi sembra di averlo mai trovato. Demidevimon. Growlmon. Togemon. Anche Togemon mi piaceva molto. E Venom Miotismon. Io mi ricordo se l'ho trovato già prima. Mi sembra di sì. Nuovo pacchettino. Lo startiamo. Questo lì ha... Mortacci. Quante volte l'abbiamo già trovato quel leone? Questo non me lo ricordo, sinceramente. Tinkermon, anche Tinkermon non mi sembra di averlo mai trovato. Spider Shooter. Metal Hitmon, sicuramente lui non l'avevamo mai trovato. A me, Hitmon mi ha sempre ricordato... Com'è che si chiamava quel personaggio di Dragon Ball? Baby! Mi ha sempre ricordato lui, non so perché. Puppetmon è intrigante. War Greymon, versione alternativa. Olla, finalmente qualcosina di intrigante. Bellissimo tra l'altro. Bellissimo anche Puppetmon. Oh, finalmente. Proseguiamo con Guardromon. Qui abbiamo un Metal Greymon, intrigante. Goblimon, Smashed Potatoes, Tsukaimon, Kudamon trovato prima, Biomon. Questo Garurumon non ce l'abbiamo. Kupimon e Lilithmon, bellissima, questa mi piaceva un sacco. Quando ho visto l'artwork ho detto mamma mia. Guardate che bello. Bellissimo questo Lilithmon. Numemon, Agumon Expert, l'abbiamo già trovato. Impmon, Atomic Ray, ancora Greymon, questo adesso ce l'abbiamo già. Yagamon non me lo ricordo sinceramente, ma Kirinmon, Tyrannomon e War Greymon in questa versione super rara che non ho ovviamente. Oh, dai, un pochettino di fortuna. Un pochettino di fortuna, qualcosa di intrigante la stiamo trovando. Bellissimo War Greymon, bellissimo, bellissimo. Considerate che la mia giornata si apre sempre con almeno 3 volte la sigla dei Digimon, ragazzi. Perché mi fa venire le lacrime agli occhi. Kabuterimon. Questo mi sembra troppo Greymon. Ancora Liamon, Elecmon, Blastfire, Mushroomon, non mi sembra di averlo visto, Garurumon, Megadramon, Woodmon, Darkness Claw, War Growlmon e Taikamiya. Spacchettare è fantastico. Tyrannomon, Vilemon, Andromon, Kabuterimon, che ho trovato un secondo fa. Devidramon, mi sa che non ce l'avevo. Metal Hitmon, che... Ah no, è lo stesso, ok. Cioè, no, quello che ho trovato prima mi sembrava tipo olografico, una cosa del genere. Mimi e Millenniumon. E la peppa! Oh, regà. Assolutamente da non privarsene. Porca paletta. Guardalo qui, quant'è incazzato. Allora, andiamo avanti, ragazzi. Andiamo un pochettino più spediti. Tanto queste più o meno le abbiamo già viste. La maggior parte, poi chiaramente non tutte. Bisogna avere un po' di buco del culo anche con le comuni, comunque.
Bello questo Wergaruromon. Questo non ce l'abbiamo mica. Bellissimo. Bellissimo. Palmon. Tsumemon ce l'ho fino all'esaurimento. Tsumemon ce l'ho fino all'esaurimento. Mi sta un po' anche sulle balle, devo dire. Devo dire che mi sta anche un po' sulle ballette. Anche questo Toy Agumon, non me lo ricordo se l'ho trovato. Il funghetto purtroppo sì. Anche Devimon sicuramente. Taiga. Attenzione, perché sotto c'è qualcosina di interessante, ragazzi. Beelzemon. Oh mio Dio, ragazzi, Beelzemon. Oh mio Dio, Beelzemon. Che non è la versione alternativa che mi fa sgocciolare, ma nel senso buono. Ho trovato Beelzemon, ragazzi. Cioè, sotto Taiga. Bellissimo, tra l'altro. Ho trovato Beelzemon. Ok. C'è la versione di Beelzemon, ragazzi, c'è una versione di Beelzemon che mi fa veramente, veramente sgocciolare dalla goduria. Ma anche questo Beelzemon, devo dire, che è bello godurioso. Oh, ragazzi, sapete che io comunque vadano questi quattro pacchetti rimasti. Mi sento soddisfatto. Sì, questo non si vuole aprire, magari è perché dentro c'è la vita. Speriamo. Sinceramente non me ne privo. Allora, ma non credo. Andiamo ragazzi. Ecco l'ovetto. Ecco, è lo stesso di prima questo pacco, ve lo dico. Uguale, lo stesso. Bello questo Agumon, bellissimo. Bellissimo. Palmon. No, mi sa che qua c'è poca roba. Keramon però, che mi sembrava di non aver trovato. E andiamo, Mega Kabuterimon. Titamon, o Titamon, ma penso più Titamon. Bene, perfetto. Rust Tyrannomon, me lo sono così spoilerato. Bella, devo dire. Devo dire una bellissima super rara. Rust Tyrannomon. Però sotto abbiamo Tinkermon e Tai Kamiya. Ultimi due pacchetti. Ultimi due cappetti, vabbè ragazzi. C'è veramente del disagio. Ok. Dai ragazzi, ultimi due pacchi. Cerchiamo di godere. Tanto bisogna arrivare alla fine per godere. Non voglio spoilerarmi nulla a sto punto. Comunque sono belle queste carte, sono belle grosse. Ciao Gabumon, bella per Gabumon. Spider Shooter. Darkmon. Ancora Wergarurumon. Abbiamo Infinity Cannon. E sotto Leopardmon. Che non avevo. E quindi si gode. Signori, siamo arrivati alla fine di questo miracoloso unboxing. Andiamo con l'ultimo pacchettino. Ovviamente nei prossimi giorni ci saranno altri unboxing del genere. Recupererò un altro box 1.0, recupererò l'1.5, si andrà avanti con la collezione, ci terremo aggiornati assolutamente. E come detto, sotto nei commenti fatemi sapere la vostra per quanto riguarda questa collezione, se la state facendo, se vi volete avvicinare, chiedetemi qualche info che insieme ne usciremo alla grandissima. Keramon, e sotto l'ultima è Joe Kido, che mi mancava. E quindi, signori, concludiamo così questo boxettino. Alla fine concludiamo questo unboxing, ragazzi, con queste super rare, ovvero Millenniumon, Beelzemon, Rust Tyrannomon, Lilithmon, Omnimon, Piedmon, Wargreymon, alternativo chiaramente, Wargreymon, Leopardmon e Metal Greymon che avevo già trovato. Quindi devo dire che è stata un'ottima apertura. Detto questo, signori, noi ci salutiamo qua. Vi ringrazio per aver guardato questo mega unboxing. Ci vediamo nei prossimi giorni con qualche nuovo video dedicato a questo gioco di carte. Spero ovviamente vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere tutto quello che volete sotto nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.